primo ponte sospeso a catenaria di ferro in tutta l'Europa continentale. Ce n'era uno nel 1824. Quanto è stato importante questo ponte e quanto è importante ancora oggi, perché siamo nel 2018, abbiamo internet, i social, eccetera, ma al tempo, se noi chiudiamo gli occhi per un attimo, ci proiettiamo nel 1825, dobbiamo pensare che nel 1825 c'erano i cannoni, c'erano le carrozze, c'erano, ci si spostava su questo ponte con una scafa, e quindi la frontiera era proprio quella di riuscire a costruire un'opera maestosa e fantastica, però le tecniche di costruzione per realizzare un anfiteatro erano note. La torre di Pisa, stessa cosa, le tecniche di costruzione per realizzare una torre in marmo erano note. Le tecniche invece per realizzare un ponte di questo genere non erano note, non esisteva la scienza delle costruzioni che fu poi messa in piedi dopo Luigi Giura. I ponti fino a quel momento venivano realizzati con la cosiddetta tecnica del surdimensionamento, cioè venivano fatti dei pilastri enormi per non sbagliare. Che significa per non sbagliare? Che questi pilastri facevano sì che la risultante delle forze che si scaricava al centro del pilastro sicuramente cadeva al centro e non al di fuori e quindi non crollavano, però erano ponti enormi, per realizzarli ci volevano dai 15 ai 18, 20 anni e costava esatto di terrapieno per smantellare, cioè, e costavano tantissimi soldi. Per fare un esempio, il ponte in Inghilterra sul Menai costò 900.000 ducati, il ponte di vecchia generazione, questo del Giura costa 75.000 ducati, tutti finanziati interamente dal regno delle due Sicilie. Giura poi era un genio assoluto, su di lui è caduta una damnatio memoriae, dico sempre io, come una mannaia, che ha fatto sì che tutto ciò che era borbonico dopo l'unità dovesse essere dimenticato. Ed è stato cancellato anche Giura. Pensate che i ragazzi oggi, gli studenti, i nostri figli o fratelli alle facoltà di ingegneria, studiano che il primo ponte sospeso si trova a Como ed è del 1903. Qua parliamo di un ponte del 1832. Del 1832. E Giura era un, quindi io dico sempre, un genio assoluto, sei lingue, quindi quando andava all'estero non aveva bisogno di traduttori. Noi ci abbiamo dedicato il premio. Non è complicato, abbiamo dedicato il premio, giura che viene consegnato ogni anno. Allora adesso poi ci arriviamo, però già vi dico subito, visto che è stata fatta la nota, che alcuni brevetti internazionali sono stati presi a modello dagli ingegneri che hanno progettato il ponte e per determinate tecniche costruzioni, addirittura, perché Ponte di Brooklyn è del 1887, quindi è successivo circa 50 anni. Diciamo subito che Giura era di origine albanese, lui gli albanesi di Arbresh nel 1500 furono attaccati dai turchi, attraversarono l'Adriatico e si stanziarono in Basilicata. Morirà a Napoli nel 1864. Su questo ponte si sono combattute in generale su questo fiume, che è il più importante d'Italia, tra i più importanti del mondo. Claudio diceva stamattina, molto probabilmente seguito solamente al Nilo per gli eventi che ci si sono darne una nel 1503, la battaglia tra Sarastrana, francesi e spagnoli, che ebbero la meglio, questi ultimi con Gonzalo da Cordova, il famoso grande imperatore, si riuscì a sconfiggere i francesi e poi per 200 anni regnò nel regno di Napoli. Nel 1860, perciò la visita parte da qui, si è combattuta, qui è rappresentata su questa campana di bronzo della
famosa in Italia, in provincia di Serchia, è rappresentata la battaglia del 1860, che è la battaglia che cambia le sorti d'Italia. Quindi su questo ponte succede qualcosa che poi porta all'unità d'Italia. I soldati borbonici erano ritirati dalla Carnia, perché Garibaldi, mentre l'esercito borbonico si scendeva da nord, era arrivato a Volturno, lì si combatte la prima e unica battaglia, perché Garibaldi arrivò in treno a Napoli e fino allora non combatté e non si sparato un colpo di pistola, quindi combattono a Volturno e piano piano i borbonici si ritirano. Arrivano su questo ponte al comando di Matteo Negri, il generale Matteo Negri, che fa togliere il tavolato in modo tale che diventa una barriera insormontabile, una barriera naturale. Oggi si riescono, sarebbero stati ancora lì a combattere se Napoleone III, che aveva le navi ancorate al largo qui della foce del fiume Cagliari, non avesse dato ordine alle due navi di procedere, di spostarsi a Gaeta, dove c'era il re Francesco II, che nel frattempo si era rifugiato nella Roccaforte. Quando la volta con l'ammiraglio Persano per guardare il ponte e quindi permettere ai piemontesi di avere la meglio sul Borbonico. Rimangono, questa storia non è scritta su nessun libro, e qui sono morti tantissime persone, rimangono, pensate, soltanto 400 ragazzi, io dico ragazzi perché avevano tra i 16 e i 17 anni. Gli alfieri. In quel caso, hanno fatto un era morto, a piedi quindi tutta la notte e raggiungere il re per l'ultima difesa alla Roccaforte di Gaeta, che poi fu guardata dal generale Ciardini con 2500 morti. Questi 400 durante quella notte riuscirono a guardare la Zara, permisero poi ai loro compagni di procedere e morirono tutti. Quindi questa piana era irrisata. Finalmente vista questa lama che per la prima volta ricorda non solo i morti di Emilia, basta fare così.